sacco di merda, tagliati quella barba e mettitela al culo, frocio, viva Blur! E benvenuti in questo nuovissimo capitolo di Spermini alla riscossa. Siamo finalmente arrivati al nono capitolo. E più si va avanti, più diventa complesso cercare i commenti ideali da poter spiattellare all'interno di questo format. Perché ultimamente sto notando che tantissimi mi stanno insultando appositamente, ok? I cosiddetti troll, con la speranza di attirare la mia attenzione e finire magari in qualche capitolo. Commenti troll che riesci difficilmente a distinguere da quelli che sono comunque i commenti originali degli spermini alfa. Però facendo così si perde completamente quella che è l'intenzione di base di questo format. Capiamoci, non sono contro i commenti troll, però ci deve essere quel piccolo indizio in grado di farmi capire che in realtà mi stai trollando, ok? Ed è per questo che ho la mezza intenzione di terminare questo format. Quando si arriva a questo punto qua, capite che non ha più senso farli questi video, ok? E mi rivolgo a voi, cari piccoli troll, che mi insultate appositamente solo per poi, nel capitolo dopo di Spermini alla riscossa, scrivere nei commenti: ma Boban, come sei ingenuo, sono riuscito a trollarti alla grande. Allora, non dico che tua mamma è puttana, potrei essere molto molto irrispettoso. Però posso dirti che lei ha questa snaturata voglia di prendersi dei membri maschili a destra e manca senza ritegno. Definitivamente i troll non telefonati, ok? Quelli che non ti fanno capire che sono dei troll, sono ancora peggio degli spermini. Almeno gli spermini credono veramente in quello che scrivono, i troll no, sono ancora più imbecilli. Un giorno dovrei fare i trollini alla riscossa. Potrebbe essere un probabile format da portare in futuro in questo canale, oppure no? Chi lo sa? Andiamo avanti. E a proposito di spermini, di questa parola che dovrebbe essere ormai di uso comune, che identifica una cerchia d'utenza molto giovane che sta qui sul web, che cerca di emergere dalla massa per le loro boiate che scrivono nei commenti. Ci sono voluti minuti di studi e ricerche per riuscire a creare questo mondo degli spermini, capite? Ed è per questo che mi fa male dentro quando leggo un commento del genere. Ah, il termine spermini è parecchio stupido. No, non osare dirlo. Non azzardarti a toccare i miei spermini. Mai! Capito? Questo nono capitolo di Spermini alla riscossa l'ho aperto con un commento da parte di un fan di Blur. Ve ne voglio proporre un altro. Pigliamo un respiro profondo. Boban, foglio di puttana, ti venisse un cancro bastardone del cazzo, lui ha le palle di non censurare le bestemmie perché si vede che ci sono ancora persone sincere. Ma te, secondo me a fare questi video, te non li dovresti manco fare perché ti dovresti fare il cazzo tuoi, ma si vede che te lo sei uno con... Mamma mia. Ci ho provato, non ce l'ho fatta a leggerlo tutto di un fiato, però, dove siamo arrivati? Cazzi tuoi, ma si vede che... te lo sei di uno come gli altri che non riesce a fare contenuti senza criticare. Dovresti stare zitto perché te non ne sua niente. E in questo video ho visto che ti sti insultando tutti i fan di Blur. Maledetto, spero che ti venisse un cancro. Oh, ce l'abbiamo fatta. Non aggiungo altro. Fa già ridere così. Però io a questo genio ho voluto rispondere. E ora vi faccio leggere. Ora ti faccio un grosso favore, vedi di ringraziarmi dopo, ok? Punto, 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 virgola, virgola, punto, esclamativo, punto, esclamativo, virgola, virgola. Ti piace il regalo? E questo grandissimo personaggio parte in contropiede e mi risponde a sua volta. Boban Peso, no, solo mi piace quello di quando tua madre, dopo che me la sono scolata, le faccio questo. Cosa? E successivamente aggiunge, oppure quando me lo fa diventare così... Non so se l'avete notato, ma praticamente scritto un 8 che dovrebbero rappresentare i testicoli e poi tanti uguali per rappresentare la sua erezione immensa. Mamma mia, che uomo! Vabbè, questi sono i risultati che si ottengono guardando i video di Blur. Stavo scherzando. Si diventa anche peggio a seguire Blur. Basta, ok, non iniziate già subito a scrivere con... sincero e trasparente e umile e passionale. Basta. Ok? Stavo scherzando. Poi abbiamo i commenti dei big.
Oh mio Dio, mi ha commentato Dredd. Vediamo cosa mi dice. Bestemmia, e allora ognuno può fare quello che gli pare. Per me i tuoi video non hanno contenuto. Sono sicuro che è al 100% Dredd. Credo. Comunque, io farò finta che in realtà è il vero Dredd. Oh mio Dio, mi ha commentato Dredd. Tua mamma. Sta bene. Ok, le ho telefonato prima. Mamma, come stai? Sto bene. Grazie. Poi abbiamo gli individui che ciccano completamente la mia nazionalità. Perché? Tornatene in Russia o da dove cazzo provieni. 40 anni fai video su YouTube. Fallito. A parte che non sono arrivato neanche ai 30. È un discorso che si ripete più volte ormai. Però anche se avessi 40 anni, che male ci sarebbe fare video su YouTube? Forse sei tu quello troppo piccolo per stare su YouTube. Riflettici. Ma lo stesso commentatore ha voluto fare il bis. E guardate cosa mi scrive. Ma ci sono stranieri qui, andatevene nella vostra community. Immigrati teste di cazzo. Bellissimo. No, non ho mai ricevuto un commento del genere. Sì, basta questi youtuber stranieri che vengono qui in Italia a rubarci le visualizzazioni e la monetizzazione. Tornatevene a casa vostra. Via, fuori dalle palle, fuori dai coglioni. Ruspa. Vabbè, le solite cose. Un altro individuo, sempre fan di Blur, che ha dei problemi anche lui con la punteggiatura. Zitto, coglione! Zitto! Intanto, Blur, quanti iscritti ha? Te lo aggiungo io. Punto di domanda. In più di te, che sicuramente la risposta di prima, però lui l'ha voluta attaccare alla frase dopo. Ma va benissimo. In più di te, invidioso di merda, sei tu che non capisci un cazzo. Blur dice il giusto e non è che bestemmia e quindi i suoi contenuti fanno schifo. E che lui è fatto così. Se non ti sta bene, allora fatti i cazzi tuoi, perché sicuramente la maggior parte delle persone è dalla sua parte. E sti cazzi. Ma vai a succhiare. No. Perché? Vabbè, ci ha aggiunto anche l'emoticon per essere più simpatico. E con la moda di lanciare in faccia le cose agli youtuber, c'è questa piccola ciste che mi avverte. Apesanov. Se ti becco, ti lancio un sacco di merda in faccia. E lo sai cosa ti farò dopo io? Ti obbligherò a leccarmi tutto. Tutto, tutto, tutto. E arriviamo alle chicche, alle perle, ok, di questo nuovo capitolo di Spermini alla riscossa. Immigrato di merda, Trump, love. Perché? Perché il cuoricino? Non, è fastidioso da vedere. Ok, dai, andiamo avanti perché... Trump, love. La prossima chicca è veramente... tosta, ok? Come sapete, ultimamente sta diventando parecchio di moda, e forse ci farò un video, la cosa di svelare le falsità, ok? Di andare a scovare il losco che c'è su YouTube, il marcio, proprio, mamma mia, andare a veramente a scoprire l'acqua calda. Video di gente che fa vedere che questi scherzi sono finti, che in realtà lì non c'è il fantasma, guardate, c'è il filo, oh mio Dio! E gli spermini rimbalzanti che fino allo scorso anno seguivano quegli stessi canali che i loro nuovi idoli criticano, si divertono a commentare, a dire «E meno male che ci siete voi, eroi di YouTube! Meno male che svelate l'arcano!» E dopo l'esplosione di YouTube fa cagare, stanno nascendo un po' come funghi questi canali, ok? Uno peggiore dell'altro proprio. E c'è questo individuo, pregno di sperminaggine, che ha avuto il muso di scrivermi questo sotto un video, ragazzi. Aprite bene le orecchie. Da qualche tempo noto nei tuoi video una certa somiglianza con YouTube fa cagare. Stop! Fermi! Fermi. Precisamente da quando ha cominciato lui con questo tipo di video. Un caso? Io non credo, Adam Cadmo. Come sempre, per far successo bisogna copiare spudoratamente da format di successo. Come sempre, questa è YouTube Italia. Ma come cazzo? No. Fermi. Riavvolgiamo il nastro. Questo è convinto che il mio format, ok, la vignetta video, il mio modo di fare video, che ormai faccio da 3 anni, si è copiato da YouTube fa cagare. Allora, io o sono un veggente e nel lontano 2013
ho previsto la nascita di un YouTube fa cagare e mi son detto: Boban, devi fare dei video come quelli e sarà un grandissimo successo. Oppure sei proprio stronzo che non ha capito un cazzo. Non aggiungo altro, è divertente così. Facciamo un applauso a questo ascesso testicolare. Complimenti. Ho concluso con i commenti per questo nuovo capitolo di Spermini alla riscossa. Vi ricordo di votarmi come miglior disegnatore e vignettista ai Macchia Nera 2016, che si sta praticamente avvicinando l'evento del Festival della Rete. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo la prossima volta. Vi ricordo di passare a trovarmi su tutti i miei contatti social che trovate nel link in descrizione, di acquistare il dizionario illustrato dei giovani in merda, perché... ragazzi, stanno andando benissimo le vendite e ho una sorpresa per voi, ok? A breve ve ne parlerò. Ci sarà un altro libro illustrato e sarà tutto mio, ok? E questa volta non saranno i giovani in merda protagonisti, ma saranno gli spermini. Non è neanche più una sorpresa, però... grandi novità. Alla prossima.